Allora, amore, apriamo il numero 8, oggi è l'8 dicembre, è anche festa oggi, è vero? E infatti siamo a casa, che bello. Stiamo preparando i dolcetti, vediamo un po'. Potrebbe essere un pennello. Vediamo. Fa niente, dai. E tanto non ti servirà più la confezione. Ah, sì, non ti serve. No, non ti serve, infatti. Vediamo un po'. Una matita. Che colore? Ah, e cosa serve la matita? Ah, per il contorno labbra. Che bella, ti piace? Eh? Stai ricevendo tantissimi articoli bellissimi da questo calendario, vero amore? Quello di ieri era stupendo. Dov'è? Fammelo vedere. Facciamolo vedere ai nostri cucciolini quanto era bello quello di ieri. Veramente bello, bello. Non pensavo. Ma anche i prodotti sono buoni, vero? Quel rossetto per le labbra marroncino dell'altro giorno, quanto era fantastico. Che ti faceva tutte le labbra color carne, un pochino più scuro del nostro colore originale, opaco però. Credo di sì. Hai il dubbio? Guardate che belli. Glitterati, Questo mi piace un sacco. sono bellissimi. Infatti, sai cosa stavo pensando, amore? Che potremmo fare, visto che oggi sarà una giornata abbastanza impegnativa, potremmo fare, come si chiama Una quella? Ecco, skincare. brava, sì, è una specie di pulizia del viso, vero? Quindi potremmo farla ad Anastasia più tardi? Gliela fai tu ad Anastasia, perché sai che io non sono molto brava con queste cose, invece tu sei molto più avanti rispetto a me. Sì, E abbiamo tutto in casa per fare la skincare? Sì? Ok, allora senti, adesso tra un pochino controlliamo i biscotti, perché dove stiamo andando stamattina? a fare messa, però visto che oggi è festa, dovevamo portare dei dolcetti fatti da noi in casa e poi Perché dopo la messa. c'è il mercatino dopo la messa, vero? Sì. Quindi penso che ci sarà un'offerta libera e ognuno può acquistare qualcosa. E che biscotti stiamo facendo, Ah sì, amore? l'ho fatto. Stiamo facendo i Basildama. Oh, i nostri preferiti. Quasi quasi li faccio e poi li compro. Credo No, di li sì. facciamo comprare agli altri così glieli facciamo assaggiare. Va bene, amore, allora tu vuoi far colazione adesso? No? Ci vediamo dopo, quando si sveglia anche Anastasia, così ci prepariamo. Amore, stai preparando i bacetti, brava! Fa vedere. Bravissima. Buoni, eh? Devo assaggiare uno? Non ti va uno? No. No? Ok. Ma amore, basta che ci metti sopra l'altro biscottino e sei a posto, senza decorazioni natalizia. Voilà. Bravissima. Ok. Poi li facciamo raffreddare in frigorifero e poi li mettiamo nei sacchettini e li portiamo, va bene? In chiesa. Contenta? Buongiorno amore. Hai aperto il tuo calendario oggi, la tua finestrella? Cosa hai trovato? Lo Snickers? L'hai già mangiato? Ah, però, hai ragione. Senti, dobbiamo andarci a preparare. Abbiamo fatto i baci di dama, sono in frigorifero per solidificare un po' la Nutella. Non vuoi venire, amore? Non vuoi venire a messa? Sì? Vuoi aspettare ancora 5 minuti che ti sei appena svegliata? Però poi ti vai a preparare, va bene? Eh? Così poi andiamo presto. Ciao, dama natalizia. Mi prepari i vestiti su. Ma certo, amore, ti preparo tutto. Va bene, dai, andiamo a prepararci. Hai il naso tappato? Anch'io stamattina mi sono svegliata un po'. È vero, un po' raffreddata. Anch'io. Anche tu, vero? Siamo tutti un po' Aia, mi fa raffreddati. malissimo. Mamma, se faccio Ragazzi, così mi fa non malissimo. dobbiamo ammalarci per lunedì, non diciamo ancora niente, ma uscirà una cosa fantastica sul nostro canale la vigilia di Natale, cioè il 24 dicembre. Ma silenzio, perché lunedì abbiamo un importantissimo incontro e dobbiamo essere sani! Quindi mi raccomando, copriamoci! Vai Valentina, fai il ricetto un pochino più in su. Vediamo. Va bene, dai, ma anche i miei non li conoscete benissimo, sai? Oh, brava! Bravissima, amore, sei più brava di me! Non avevo dubbi. No. Fa niente, amore. Questo è un po' rigido, eh.
Possiamo anche aggiungere un pezzettino che simpaticissimo questo sacchetto, amore, troppo bello. Brava però, bravissima. Guardate che belli, bimbi. Ragazzi, i nostri sacchettini confezionati con 8 bacetti. Dovreste assaggiarli perché sono buonissimi. Allora, mettiamo i nostri bacetti nel sacchettino e andiamo a consegnarle alle nostre catechiste. Mamma, ma a proposito, ma ieri sei andata dalla parrucchiera, sì, perché questi bellissimi capelli. Eh sì, amore, sono andata da Stefania da Impronte Acconciature e mi ha fatto dei capelli stupendi con un bellissimo colore ramato. Guarda che belli. Ho tutte le onde, ma ieri erano più belli, perché oggi ci ho dormito sopra e il colore è stupendo. Poi stasera li lavo e vi faccio vedere bene 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 il colore. E questo negozio si chiama Impronte Acconciature a Novara ed è in Viale Dante, quindi se volete dire alle vostre mamme di andare a farsi super belle, andate da Stefania in Viale Dante da Impronte Acconciature, che è la nostra vicina di casa oltretutto, non è che siamo molto distanti io e lei. Ok, cuccioline e cucciolini, andiamo in chiesa a portare biscottini e ci vediamo dopo col mercatino, vediamo noi che cosa acquisteremo. Acquistiamo i nostri bacini. No. Allora dammi un bacio. Mua. Ok, stiamo andando a consegnare i biscottini? Sì. Siete contente? Sì. Che carine. Ovviamente piove perché non poteva essere una bella giornata di sole. Ma pazienza. Allora, abbiamo consegnato i dolcetti, là in fondo ce ne sono tantissimi. E abbiamo anche comprato una torta che non abbiamo fatto noi, ovviamente, vero? Quale? Quella con? Quella con il cioccolato. Cioccolato dentro cerca cacao. Esatto, quella che ho fatto io l'altra sera, quindi la classica torta normale, ma con l'aggiunta di cacao. Sì. Speriamo che sia buona, ma sicuramente lo sarà. Andiamo in chiesa perché state fremendo. Allora, ragazze, messa finita. Ah, tu ti stai coccolando con questa vestaglietta caldissima. Mentre Vanessina è col suo gattone. Ciao Gaspi. Bene, adesso ragazze, dobbiamo pranzare tra poco. Sempre fresco sul cipresso fiore del cielo. Ma non devi svelare la tua recitina, di Natale, a scuola. Loro recitano qualcosina a scuola quest'anno, sì. Allora, bimbe, noi pranzeremo, dopodiché Vanessa farai la skincare a tua sorella per stasera, che dobbiamo uscire perché abbiamo la cena aziendale con la ditta di papà. E alle 8 dobbiamo essere già lì. Quindi verso le 6, facciamo una bella skin care. Ok. Guardate, dove vai? Sembra un folletto con quella. Cos'è, amore? Mi piace. Che bella, l'hai fatto tu? Anastasia, Vanessa. Anche dietro. Ma che bello. Senti, guarda che ridico. Questa era una D. Ah. E l'ho fatta diventare così. Brava. E lui? Vedi, ti ha sgridata perché hai preso in giro Anastasia. Questa non ha tanta voglia. Magari gli stai dando fastidio, lo stai schiacciando sotto questa in gola. Questa era la A. Ok, sì? A. Sì? E l'ho fatta diventare così. E l'altra? Queste due non erano niente. Ah, e tu le hai fatte diventare così. Questa era una P. Questa era sì, una E, si capisce. Guardate come sì, sta tantissimo. Questa era la A e questa era la B. Va bene, ah, sì, beh, giusto, cioè, sì. Allora, avete capito? Sì, tantissimo, adesso vado a cucinare. Aspetta. Dai, amore, amore. Questa era la R, scusate. Ah, la R di Romina. Questa era la R di Romina. Ah. Anche Anastasia, V di Vanessa. D di Daniel. Sì. E di elefante. Elisa, e di elefante. Elisa la nonna. E questa era la W di Lidia. Va, che bello. Bravissima, amore. Bimbe, dove siete? Sì, mo sono sparite tutte. Bimbe, guardate che disastro. Io faccio i letti e voi li disfate. Vabbè. Dov'è Anastasia? Dobbiamo andare a fare lo skincare, che dobbiamo uscire. Dov'è? Ani, non c'è Vane. Allora ce ne andiamo. Magari giù. È giù. Non c'è. E qua non c'è. Qua sotto non c'è. Ma avete visto, cucciolini, la parete della cameretta di Vanessa e Anastasia? Quanto è bella! Mi sono sentita toccare un piede nel frattempo. Te lo giuro, Vane. Mi sto spaventando. Aspetta. Oh! Vuoi uscire da lì che è tardi? Ma smetti di nasconderti sempre sotto il letto. Ormai lo sappiamo che sei sotto il letto. No, allora,
Hai ragione, a volte sei lì. Dobbiamo uscire e ti devi fare la skin care. Oh, Vanessa, ti devi fare la skin care, devi uscire con una pelle morbida, asciutta. Non ho capito, scusa, possiamo rifare un attimo? Cosa? Dove mi preda? Andiamo, sì, andiamo perché è tardi. Marshmallow. Eccole. Buongiorno, lo devo fare sulla tua mamma. Smettila. Dai, su. Sapete che sono già le 5 e noi dobbiamo andare fuori a cena? Ma dopo mi sembrava. A fare. Era finto? No. Era vero? Bello. Allora, per forza, sei scalza. Ma come fai? Ma ti mordi i denti? Tu hai un brutto vizio la mattina quando ti sveglio, che ti grigni i denti. Vai a metterti le calze. C'è questo dietro, fa rumore. Ah, ma dai, ma mi smonti il Dyson tu per farmi gli scherzi. Ma io non... Ah, infatti non capivo come facesse. Va bene, puoi andarlo a rimettere a posto. Riesco anche a farlo da sola, eh? Sì, ma guarda, veramente ti userò come effetto sonoro per i prossimi video dello saluto. Allora, da dove si passa? Sì, ma adesso c'è qua il pezzo del Dyson che non c'entra assolutamente niente. No, non è bello. Mi vado a mettere la scalza. La scalza. Allora, rimetti a posto quello. Ora. Niente, io la uccido. Allora, come faccio? Come faccio? Come fascia? Il bandana? Va bene. Con tutte le fasce che abbiamo in casa usiamo un bandana di 25.000 anni fa. Ma sono giù forse? Però, scusa, un cerchietto no? Non va bene? No. E questa? Sì, va bene. Ok. Rimetti a posto il bandana dove l'hai preso. Ora. Se... Qua era. Vanessa! Dai, Vanessa! Comunque io sono vestita da albero di Natale, cucciolini, eh. Sembro proprio un albero di Natale. Va bene, dai. Abbiamo trovato la fascia, cosa stai facendo? Quale vi piace il cerchietto per dopo? Allora, c'è questo che... Ma tu come esci stasera? Mica così, ti cambi, Te lo dico già. Questo con le orecchiette. Sì. Poi ci sono questi con... Che carino questi, pompon, amore. Poi questo... Normale. Questo... Glitter. Rosa con glitter. Sì, sì, sei un po' veloce, comunque va bene. Ce la faranno, sai. Questa con la coloncina. Wow, con la treccina rosa con la coloncina. Ma come te la sei messa? Va bene, poi dai, dai, su. E l'ultimo è questo. Col fiocco da principessa. Posso deve darti un mio giudizio, pompon neri. Tu? Per me è quello... Tu guarda come stai bene con la fascia, non la metti mai. Per me è quello marroni con i glitter arancioni. E basta. Va bene, grazie per il tuo contributo. Adesso possiamo iniziare. Ok, alzati. E cammina, Lazzaro. Ok, io scelgo questo. È un passo della Bibbia. Io scelgo questo perché Lazzaro, questo... Lazzaro. Ragazzi, qual hai scelto? Questo. Bello, bello. Lo shampoo. No, lo shampoo a che cosa? I baffi del viso. Per dire. Allora. Brava. Vanessa. E lo scegliete, guarda. Vanessa! E Davide! Davide chi è? Non so. Chi è Davide? Ok. Qua? Ragazzi, abbiamo cambiato per 3 volte. Quella lì era la crema, mentre questa era il pistacchio, colore pistacchio. Buona, bella, sì. Basta, è tantissimo. Facciamo un gran viso che è una ciliegia. È mignonna Anastasia. Cadi nella vasca, mi raccomando, Oh, brucia. Brucia? Anastasia. Oh, che bello! Ragazzi, questa maschera sai i pistacchi? No, buona. Questa maschera ha le palline. Sì. Le palline. Sì, ha le palline. Ha le palline dentro. Dei sentita! Ha le palline dentro perché tu puoi massaggiare la pelle mentre te la metti. Si chiama scrub. Toglie le impurità della pelle lo scrub, va a lavorare in profondità e ti toglie la pelle secca, quella morta. Anastasia di pelle morta, la sua età, ne ha veramente poca, immagino. È
tu invece sei piena di pelle morta, vero? A 10 anni. Vi ricordate quest'estate al mare i pesciolini che mi mangiavano i piedini? La pelle? Perché su di me c'è pelle morta, perché ho dei calli. Anche a me mi facevano male, però. Oh, c'è ancora il segno? Ah sì? Ma mamma, che ridere. A me non ragazzi, è un trattamento quello lì, anche abbastanza costoso. Lo sapete che ci sono persone che vanno in alcuni centri specializzati dove ci sono delle vasche con dentro questi pesciolini che ti mordono i piedini e ti tolgono la pelle morta? Fanno male? Ma no, a me l'ha fatto per tutta quella giornata. E ti faceva male? Ma così no, solo a me fa pure tu non avendo pelle morta andava ad agire direttamente sulla carne. A me non me l'ha mai fatta. Amore mio, te non ti hanno nemmeno considerata. A me la pelle morta, a te te la fa. La prossima volta te la tolgono, a lei me la fa. Mi brucia l'occhio. Basta, perché ti brucia l'occhio? Me l'ha messa lì. No, Vale, stai attenta, eh. Vai, non c'è niente nell'occhio. Vai, no, non c'è niente. Vai, c'è qua, ti dici. Già? Ma non devi agire qualche minuto? Sì. Ah, ecco. Non toccarti, fammi vedere cos'è nell'occhio. Ma qualcosa. Ok, quindi lasciamo agire per qualche minuto questa maschera. Mamma, guarda. Guardati. Quanti minuti bisogna farla agire? Tu lo sai? Non lo sai. Adesso 5 minuti. 5 minuti, guardate. Infatti. Ho anche 10. Cosa? Ci sono le lucine del tuo cerchietto, della tua fascia. Va bene, ci vediamo fra qualche minuto quando dobbiamo togliere la maschera. Stai leggendo? Brava. Non c'è scritto. Riesci a identificarsi? Ci sarà scritto. Io riesco. Allora, c'è scritto. Sì. Un minuto, 2 minuti. Ah, pochissimo. E allora... No. Posso togliere? Allora, non c'è l'italiano. Leggi in inglese. Ah no, 10-15 minuti. Ah mamma mia, è tanto. Ma noi la togliamo prima, Anastasia. Tanto tu sei piccolina, non hai bisogno di tenerla 10 minuti, ok? Guardate. Tra qualche guardiamo. Brava però, eh. Lei non lo sa fare, una volta l'ha fatto, l'ha andata in testa a me. Invece tu sei veramente brava. Guarda. Cos'hai fatto, Ali? Ti sei spalmata la crema addosso? Guarda. Mamma mia! No, l'ho presa quando ma siete facile. Troppo brave, ma come? Guardate. Sei sporcata? È quasi gialla. No, questa mi sentiva. Te l'avevo detto io. E tu me la lavi, vero? Per forza. Guarda. Se ragazzi, svegliata! Ok. Mamma mia. Basta, per favore. Scrivetemi nei commenti se vi piace più questo shampoo. Ma voi ragazzi, non fate vedere le cose. Faccio così. O vi piace? Al gusto angry? No. Ma che angry? Goji. Al gusto no. Goji, però è buonissimo. Ma cioè, non usate. Non usate, ragazzi. Sentite che buono. Usate. C'è tipo di fragola e frutti rossi. Io di buonessa. Cosa? Mi fatto così. Poi questo qua. Oddio, mamma, vieni qua. Oddio, qua c'è qualcosa di visibile che vuoi. È la vasca, è l'effetto della vasca. Cosa? Ma poi vieni qua, vedi qua. Ma sì, è l'effetto della vasca. Anna, ma dov'è la tua bomba che hai trovato? Questa qua? Falla vedere, che bellina. Questa l'abbiamo trovata nel calendario dello bimbo. Non lo sanno usate? Mamma mia. Usate? No, il bello di questa cosa qua, della vasca, che un giorno ero qua e non cercavo di capire, sono stata qua 10 minuti a capire. A mettere la mano, a cercare di prendere questa entità. Quando abbiamo il paletto usiamo questo. Sì. Mi piace di più questo di Minnie, che... sa di shampoo. Magari uno shampoo. Normale. Un altro di me. Poi che sa di shampoo. Questo qua che fa è buono. Che schifo! Ah! Non so se ti lo ho fatto. Poi questo qua, tutti i frutti del mondo. Frutti della passione. Usiamo... I frutti della passione. Buono, no, è buonissimo. E certo. Ok, mio. Non lo so togliere. Eh? Ok, Anastasia, togliamo, dai. Direi che per la tua età hai dato già abbastanza. Vanessa, devi stare calma. Non c'è bisogno di lanciarla. Ah, te lo fai da sola? No, guarda. Perché non puoi farlo tu? No. Ci sei? Piano piano, eh. Anastasia. No, guarda. Anastasia, vamo a vedere. Sei ancora tutta verde. Ah, Vanessa, aiutala tu con quelle... No. I dischetti. Prendi i dischetti. No, i dischetti che io sono con mia mamma. Non mi veniva, non li uso, non mi trucco, non mi strucco, perché non mi trucco, quindi non mi strucco. Quindi ok, mi... dai, aiuta tua sorella, che è ancora tutta verde, sembra Hulk, Fiona, la moglie di Shrek. Sai chi è Fiona, no? Sì, bravo. La moglie magari di Shrek. Quello lo sai. Di Shrek.
super concentrata Vanessina, ha una voglia, guarda. Devi guardarmi! Dai, ce l'ha fatta asciugarla. Usa dei modi un pochino più gentili, Vanessa, perché da oggi in poi userò gli stessi modi anch'io con te. Guarda. Cosa mettiamo adesso? La crema per il viso. La crema per il viso. Viso! Che freddo. La. E questa? Questa sa di marshmallow. Sa di marshmallow? Marshmallow. Se non era molto marshmallow. Cerca di stare in equilibrio. Che schifo, ci sono ancora le nasino, vedo il nasino. Oh. Okay. Mamma mia, già immagino la pelle morbidissima di questa bimba. Bimba? Non so neanche il nome. No, come si chiama? È Genoveffa. Quasi. È una storia di quasi. Lei Vanessio. Amore. E cosa stai mettendo adesso ad Anastasia? La crema per gli occhi. Oh. Sotto gli occhi. Wow, perché no. Anastasia, dovete sapere che ha delle borse molto importanti. Ha le borse sotto gli occhi. C'è una bambina stanca, Anastasia. Asciugamani per terra, go go. Go go. A go go. Mettiamo questa crema. Visto niente, ma va bene, ci crediamo. Che ah sì, piccolino sì, ne basta. Ah, che bella la crema, è buona. Vediamo. Sono buone le creme che Anastasia trova, eh. Sono buoni sia i tuoi prodotti che quelli di Ani. È molto morbida. Vero? Oh, là. Facciamo la prova di questo viso splendente sulle sopracciglia, insomma. Mamma. Dimmi, amore. Che c'è? Sei stanca? No, Guardami. Non viene più. Va bene. Sento. Bravissima sorellina. Una voglia un po' così. Che adesso sfumiamo. Adesso lascia 5 minuti. Perché? Bisogna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Va bene, dai, io direi che invece la skincare di Anastasia è terminata. E la Nivea? No, va che Nivea. Hai in faccia. Ma no, ce l'hai già i prodotti in faccia. L'hai già messa, eh? And e mani, giusto? Sì. Mettiamo la cremina anche per le manine, allora? Anche a te. Facciamo una hand care. Tutti, per tutti. Sì, io ne avrò bisogno. È per tutto. Wow. Dai. Bravissima. Ora anche la mamma. Pochino, grazie. Vabbè, tanto te le mani. Non esagerare, infatti. Com'è, amore? Le manine? Allora, voglio sentire un attimino la tua pelle. Buona, buonissima. Mamma mia, che pelle morbida. Da piccolino mio. Brava, Vanessina, grazie. Prego. Grazie. Quanto ti deve? Quanto devi? 800 miliardi di euro. Allora riprendiamoci tutto quello che hai sul viso e scappiamo da questa ladra. Okay. Grazie Vanessina, molto gentile. No, però la prossima volta lo fai anche a me, me lo prometti? No, che sì. Io non faccio mai queste cose su di me. Va bene, allora cuccioline e cuccioline, noi ci andiamo a preparare per andare fuori a cena e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, e fate un campanello e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Allora, prima di salutare i nostri iscritti, devo regalare, visto che è una bambina piccolina, una papirella. Visto che si è comportata bene. Guardate qua, il mio Mi ricordi, mi ricordi. Settimana indimenticabile. Sì, mi hai regalato una la regina. Deve. Tieni. Aspetta. Dammelo, dammelo. Non credo. Ok, adesso li raccogli. Alla prossima volta. Lo sai che adesso li raccogli tutte, vero? No.